È un vero e proprio manifesto della pace, il quadro di Peter Paul Rubens, Le conseguenze della guerra, esposto in Galleria Palatina a Palazzo Pitti. Un soggetto mitologico, allegorico, legato a riflessioni maturate dal pittore durante le missioni diplomatiche nella Guerra dei Trent'anni, in cui capì l'inutilità della guerra. Venere, Cupido, Marte e Europa sono i principali soggetti del dipinto, ma non solo. Rubens dipinge la discordia, le arti calpestate, la carità. A distanza di secoli, il messaggio del pittore risulta sempre attuale. Purtroppo è più che mai attuale. Vediamo come in primo piano sulla destra sono riverse per terra l'architettura, la figura dell'uomo che ha in mano il compasso e il capitello. Il patrimonio storico-artistico dell'Ucraina sappiamo è a rischio. Abbiamo visto le tragiche immagini della cattedrale di Leopoli dove il crocifisso è stato rimosso, tutto il patrimonio che viene messo in distruzione, distruzioni che ci sono già state di vari monumenti e complessi. La carità, la figura della carità, la donna col bambino, che allude proprio al pericolo a cui sono sottoposte tutte le famiglie, ai tanti profughi già arrivati anche da noi. Inoltre la musica, in primo piano la musica, con liuto spezzato, anche le arti sono sovrastate dalla guerra. Queste sono proprio le terribili conseguenze, è la guerra che travolge tutto.